all'interno di una struttura che era un antico oratorio del XIII secolo, all'interno del quale, nella parte probabilmente absidale, sono stati trovati questi affreschi. L'intervento che noi andiamo a fare riguarda la parte di consolidamento e restauro dell'affresco e contemporaneamente interventi strutturali sull'edificio in maniera tale da poter allestire uno spazio espositivo con una struttura di soppalco che consenta di poter avvicinarsi all'affresco e di poterlo vedere da vicino, così come di poterlo vedere da sotto e quindi in tutta la sua interezza. Una cosa che apprezzo in questo intervento è il fatto che il committente abbia deciso di mettere a disposizione questo spazio espositivo per tutti coloro che ne vorranno godere. Nel 2014 stavo cercando di comprare una casa, un appartamento a Scarlino e sono venuto a conoscenza che c'era una casa in vendita da 16 anni con un affresco al suo interno. Fino a un po' di anni fa abitato da Luigi Novelli, una persona che io mi ricordo vagamente quando ero bambino, era una persona che aveva disturbi di mente ma era una brava persona, una persona quindi molto strana come molto spesso se ne trovano nei borghi. Quindi questo affresco era rimasto per tantissimi anni quasi di sua esclusiva conoscenza. Quando venni a Scarlino fui travolto soprattutto dalla situazione psicologica della persona che era qui a guardia di questo monumento assoluto che teneva solo per sé, con una consapevolezza intuitiva ma non storica. Adesso entriamo nella fase dello studio, della ricerca e del recupero. Il tipo di intervento che faremo sarà inizialmente una messa in sicurezza, consolidando tutte le parti che sono a rischio di caduta. Dopodiché rimuoveremo lo scialbo dalla superficie, che è questa parte bianca che è andata a coprire una buona porzione della pittura. Eseguite le stuccature, non faremo altro che pulire la superficie, riportarla al suo splendore e reintegreremo le varie mancanze che ci sono con dei pigmenti naturali. Il pittore dovrebbe essere facilmente individuabile, visto il motivo delle barbe che ricorrono in questo modo questi intrecci e anche il bellissimo volto di questo che sta sotto la croce ai piedi dei cavalieri. Il motivo degli occhi delle donne potrebbe essere ingrandito e paragonato a tipologie di altri artisti che potrebbero rapidamente portare al riconoscimento. Le armature degli armigeri sono armature da parata, una caratteristica della pittura del metà 400. Un altro particolare è la cornice, che fatica è leggibile adesso, ma accanto c'è una porzione di una candelabra. Le candelabre sono decorazioni quattrocentesche e sono ripetitive, ovvero ogni pittore si portava dietro il suo modello decorativo, quindi anche questo può avvicinarci alla scoperta dell'artista. Il fine ultimo di questo museo sarà quello di dare la possibilità ai visitatori di riuscire a godere non solo della vista, ma di associare questa emozione con piaceri sensoriali quali possono essere per esempio l'olfatto e il gusto. E questo credo che si possa raggiungere quando davanti a un'opera ci si può sedere comodamente e magari gustare un ottimo bicchiere di vino piuttosto che una tazza di tè. L'arte per me è la traccia principale che l'uomo lascia di sé nel suo passaggio sulla Terra. E la distruzione di un'opera d'arte è una cosa, secondo me, veramente tragica per l'essere umano. È per questo anche che io trovo quasi una missione quella di andare a recuperare un affresco che per molti anni, per diverse ragioni, non è stato amato come meriterebbe.